Allora, siamo giunti quasi alla fine dei nostri appuntamenti con Ford, Ford C-Max. Abbiamo visto un po' tutto quello che riguarda questa vettura, da tutti gli accorgimenti per la guida sicura, quelli per l'intrattenimento, quelli anche per il parcheggio facile, per non dire facilissimo, col sistema assistito. Ma al di là dei vari optional, al di là di questo o quell'accessorio, com'è questa macchina? Come si comporta? Che cosa ne pensiamo un po' a pelle noi che l'abbiamo provata ormai per diversi mesi? Ora ve lo dico. Ford C-Max è prima di tutto un'auto davvero comoda. È comoda nella posizione di guida, che potrete andare a regolare in altezza in modo che si adatti alla vostra statura e alle vostre esigenze, e non a quelle del veicolo. È comoda perché nell'abitacolo c'è davvero tantissima luce, soprattutto se l'avrete dotato di tettuccio panoramico che farà entrare anche la luce del sole direttamente dall'alto, illuminando tutto l'abitacolo. È comoda nei sedili, sia quelli davanti che quelli di dietro. È comoda perché potrete arrivare fino a 7 posti, in modo da accogliere veramente tutta la famiglia e tutti gli amici che volete. È comoda perché i passeggeri di dietro possono avere dei piccoli vassoi incastonati nel retro dei sedili anteriori in modo da poter appoggiare bevande e altri oggetti e viaggiare così davvero in tutta comodità. E poi si guida bene, con o anche senza tutti gli optional che vi abbiamo mostrato nel corso dei vari video. È un'auto con la quale si prende confidenza fin da subito, sentirete in poco tempo le sue dimensioni, praticamente come se le conosceste già, e vi muoverete facilmente sia nel traffico che anche fuori città. C-Max è insomma un'auto davvero per tutti.